Elisabetta Canalis è una lady stag, amore a prima vista con il Luppi. Carezze, baci, abbracci, che momenti dolci quelli trascorsi da Elisabetta Canalis con il Luppi, proprio come una vera lady della casata degli Stark. Questi splendidi esemplari le si avvicinano e con estrema naturalezza lei ricambia il loro affetto. Elisabetta Canalis è una lady Stark, i Luppi la amano. Chissà se anche Elisabetta Canalis è un'appassionata di Game of Thrones, la serie TV più seguita in tutto il mondo e che, per disperazione dei fan, ha appena chiuso i battenti della penultima stagione, con ogni probabilità, dovremo aspettare l'inizio del 2019 per poter sapere come andrà a finire tra Daenerys Targaryen e Jon Snow. Intanto, però, possiamo ammirare una splendida Lady Stark tra i Luppi, ma non stiamo parlando né di Sophie Turner, ovvero Sansa, né di Maisie Williams, alias Arya Stark. In questo caso si tratta di una meravigliosa connazionale, che per amore ha deciso di vivere a Los Angeles. Elisabetta Canalis condivide su Instagram una foto degna di una lady di grande inverno, attorniata e coccolata da un branco di Luppi. Sì, avete capito bene, è stato amore a prima vista tra la mamma di Skyler Eva e questo magnifico esemplare di lupo, che porge l'elegante musa alla 38enne, in cerca di un bacio sul naso. La foto è dolcissima e conquista tutti i fan dell'ex velina, ma qual è l'occasione? Lo spiega Elisabetta sul suo profilo Instagram, questi Luppi, che è andata a trovare insieme ad alcuni responsabili della LAC, ovvero l'Oakwood Animal Rescue Center, sono sotto protezione di questa importante associazione, poiché acquistati come cuccioli da persone poco responsabili e poi abbandonati, una volta accortisi che si trattava, appunto, di animali che devono vivere in natura, e non di grossi cani da compagnia. In merito a questo, si era espresso anche Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister, che aveva tentato di sensibilizzare i fan del Trono di Spade affinché non acquistassero cani simili ai Metaluppi, Husky nella fattispecie, solo per amore per Got. Se volete un cane, rivolgetevi ai canili, aveva suggerito Dinklage, poiché purtroppo, negli ultimi tempi, si è registrato un forte aumento di abbandoni proprio di cuccioli di questa razza. Nel caso di Elisabetta, poi, si tratta proprio di lupi veri, ed eccola mentre insieme alla Lark porta amore e affetto in mezzo al branco, proprio come una vera Lady Stark. E loro ricambiano con dolci attenzioni e tanti baci sul viso. Elisabetta Canalis adora gli animali, lo ha detto più di una volta. Un po' di tempo fa, mentre si trovava sotto i ferri del suo parrucchiere di fiducia, Elisabetta Canalis aveva lanciato un messaggio ai suoi fan: non usate capi di abbigliamento realizzati con il pelo o le pelli animali. In questo caso particolare, per la PETA, ovvero People for the Ethical Treatment of Animals, l'ex velina stava per posare per uno shooting fotografico contro l'utilizzo della pelle dei rettili. Questa grande associazione, ovviamente, estende il suo campo d'azione verso tutti gli animali del mondo, sfruttati, torturati o anche abbandonati come nel caso dei lupi tanto affezionati a Elisabetta. La sua sensibilità è davvero altissima e l'ex velina sarda desidera dedicarsi con il massimo dell'impegno a sostegno di questa battaglia di educazione sociale, davvero molto importante per lei.